you still dream about when we were young and the world was our playground to claim? Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. Do you still dream that we're falling in love for the first time again and again? Walking on clouds with the sun in our pockets without a care. I open my eyes and I see you. You're there by my side all along. The smile on your face always tells me love came true. In questa lezione stiamo trattando dei linguaggi del cinema. Mi potresti spiegare che cos'è il campo lunghissimo? Il campo lunghissimo è una ripresa di un paesaggio molto vasto, dove le persone o sono assenti o sono molto piccole. Il campo lungo ha una visione umana molto piccola. Un campo medio è una ripresa esterna in cui le persone sono più grandi. La figura intera è il quadro che prende tutta l'altezza della persona umana. Che cosa vorresti dire al professore? Io vorrei chiedere al professore una cosa sul linguaggio del cinema, cioè come si fa il piano americano. Adesso vediamo come Sara risponde a questa domanda. Il piano americano è una figura dove la persona si inquadra fino alle ginocchia. Gli americani volevano riprendere le pistole quando si facevano i film. La figura umana è tagliata dalla cintola. In primo piano la figura umana è tagliata nell'altezza del busto o delle spalle. Nel primissimo piano si vede tutta la testa di una persona. Il dettaglio è l'inquadratura di un oggetto che riempie tutto lo schermo. Il particolare riempie tutto il quadro di una parte della persona. Riguardano le persone, i campi, gli ambienti.
vedo cose straordinarie. Dopo questa lezione mi è più chiaro come vengono fatti i film. Mi è piaciuto tanto fare questa lezione questa sera.